sonette e ballate, e questo vale per ogni componimento musicale. Che cosa ci dice il cronotempo? Che ci sono degli schemi melodici che si possono applicare ai distinti generi metrici e soprattutto che non c'è differenza tra che cosa, tra la canzone, devo finire quasi? 5 minuti? Che c'è una identità di forma assoluta tra la stanza di canzone e la ballata. E, vorrei portarvi altri esempi, per esempio soltanto ecco, nella successiva diapositiva in cui un altro titolo del capitolo settimo, no, di Antonio Tempo, sulla forma del sonetto semplice e la scansione delle sillabe di qualsiasi metro volgare. Ecco, è evidente che per il compositore, per il musicista non c'è differenza tra comporre musica per una canzone o per una ballata, ma addirittura per comporre musica per un rondellus o per un sonetto. Sappiamo che il sonetto è quello su cui meno abbiamo possibilità di avere una veste musicale, per problemi che adesso veramente non vi posso dire. Volevo raccontarvi un attimo la settima novella della decima giornata di Boccaccio. O faccio questo o vi racconto che cosa succede nel 400, perché qui ho poco meno di 3 minuti, immagino. Sì, ecco, anche meno. Allora vi dico, niente, me la ricorderete sicuramente, oppure ve la leggete lì. È molto interessante vedere che Boccaccio, parlando di una, c'è una fanciulla che si ammala d'amore per Pietro d'Aragona, allora che cosa fa? Va da Minuccio d'Arezzo e gli chiede di comporre una canzone per dimostrare il suo amore a re, il quale va da Micco da Siena, un compositore, e alla fine tra tutti e due compongono una bellissima cosa che, leggendola, è una ballata grande e che però Boccaccio prima canta canzonetta e poi canzone. Vedete questa oscillazione della definizione di genere metrico tipica dei musici e dei cantanti musicali è anche tipica dei poeti, perché non c'era nessun problema alla ora dei musicali. Nel 300 e nel 400, e concludo, la situazione rimane assolutamente invariata. Tradizione manoscritta che ci riporta chiaramente il repertorio liturgico, ma soprattutto nel 300 e nel 400 repertorio polifonico. Nel 300 autoctono, conoscete il codice famosissimo Squarcialupi, il precedente codice Rossi, che ci riportano tantissima musica polifonica. Nel 400 la situazione distopica è anche di tipo nazionale, perché la polifonia in Italia è in mano ai maestri di cappella franco-fiamminghi e inglesi, tanto da portare di rotta a dire: ma che cosa succede nell'umanesimo in Italia? Noi abbiamo colonizzato l'Europa con le nostre lettere, ci siamo fatti colonizzare, no? Dai musicisti stranieri. Perché? Perché probabilmente l'Italia continuava a preferire quelle tecniche di canto a solo, accompagnate dalla viola e impostate sui diari, per continuare a cantare i versi dei propri poeti. Un musicologo una decina di anni fa, Francesco Rossi, analizzando la canzone alla Vergine, l'ultima canzone, canzone Petrarca, Vergine Bella, dimostra proprio come sia un aereo di un canto improvvisato alla viola trasposto in una musica polifonica, quindi dimostrandoci non solo l'esistenza di quell'altro tipo di repertorio, ma anche di come per lui fosse diventata una fonte ispirativa di un'altra tradizione autoctona, diversa da quella dei fiamminghi, dimostrandoci l'esistenza. Dopo tanti punti interrogativi vi saluto addirittura con una domanda, ecco, per ancora più incertezza. Vi ripropongo una domanda che è un importantissimo, secondo me, medievalista che dovrebbe essere di nuovo riletto. Polzuntor si pose ormai una quarantina d'anni fa. Polzuntor è colui che riportò l'oralità al centro di studi medievali con una definizione bellissima che lui diceva: l'ingerenza del corporeo nel grammaticale. Ecco, vi lascio con la sua domanda, alla quale ancora non c'è risposta, ma probabilmente non ci sarà mai una risposta definitiva, ma questo è anche il bello, no, dei nostri studi. La domanda di Zuntor è questa: dove passa nella prassi poetica medievale il confine tra canto e non canto? Non lo sapremo mai. Ringraziamo Chiara Cuccio, la professoressa Chiara Cuccio, per la sua splendida esposizione, e chiamiamo qui sul palco la professoressa Orchidea Salvati, docente di storia della musica, è stata tantissimi anni docente di storia della musica al Conservatorio Nazionale.
sole sicuro. Italiano in musica. Prima però di arrivare a questo bellissimo traguardo sarà necessario disfarsi di alcuni concetti medievali che continuano all'inizio del 400, come per esempio soprattutto il famoso concetto dell'armonia delle sfere. Già sul finire del Medioevo il diffondersi della filosofia aristotelica che poneva il centro dell'interesse sulla fisis, cioè il mondo concreto e non sull'idea, come nella filosofia platonica, la fede, di questo si tratta, nell'armonia delle sfere era in grande declino. Il famoso filosofo aristotelico Ogilton dichiarava di non averla mai ascoltata e, un po' sarcastico, dubitava che qualcun altro potesse riuscirci. Nel Rinascimento il primo musicologo, fra virgolette, la categoria non era stata inventata ma l'attività già c'era, che decise in blocco di rifiutare proprio questo concetto fu uno spagnolo, Francisco de Salinas, nel suo trattato De Musica Libri Septem. Subito dall'inizio dichiara che abbandonerà la suddivisione tradizionale di musica mondana, cioè nelle sfere, musica umana, il canto e le strumentalis, in favore di una suddivisione fondata su ben altri principi. Uno, primo, è la musica che colpisce solo l'udito, solo i sensi, oppure solo l'intelletto o entrambi. Nella categoria in cui viene sollecitato solo l'udito, lui pone il canto degli uccelli, che diletta, ma non è soggetto a leggi armoniche, è irrazionale quindi, e secondo lui non può essere definito musica. Nella seconda categoria pone la musica mondana e umana, la cui armonia viene percepita dalla contemplazione intellettuale. E nella terza sistema la musica così come già poi la intendiamo noi. Nonostante però lo scetticismo scientifico nei confronti dell'armonia delle sfere, questa idea continua e affascina soprattutto i poeti e gli autori drammatici. Una delle più incantevoli realizzazioni dell'armonia delle sfere fu il primo intermedio della Pellegrina, citata da tutti, ma commedia citata da tutti i manuali e temo mai letta da nessuno. Qualcuno l'ha letta? La citano tutti, specie agli esami di storia della musica. Dove sei? No, la citano tutti, nessuno l'ha letta. Beh, io sì, perché sono curiosa, eccola. E vi assicuro che aveva proprio bisogno degli intermedi, perché piuttosto piatta, come al solito l'avessi scritta io, però insomma, piuttosto piatta, alquanto noiosa, oltremodo prevedibile, eccetera, eccetera, eccetera. Gli intermedi erano delle brevi rappresentazioni, all'inizio non scritte, che venivano allestite tra un atto e l'altro delle tragedie e commedie regolari, cioè che seguivano le tre unità aristoteliche. Fungevano anche da sipario, diciamo così, perché il sipario come lo intendiamo noi non era ancora stato inventato. All'inizio non erano scritti, qualunque cosa poteva essere un intermedio. Sbucava fuori un poeta, dove sta? Con la luce in faccia non lo vedo, e declamava una sua composizione. Nell'intermedio successivo venivano due mimi che rimavano graziosamente un duello. E poi poteva essere un gruppo di cantori che cantava un madrigale, qualunque cosa poteva essere un intermedio. Man mano, soprattutto la corte di Firenze, soprattutto con Lorenzo il Magnifico e poi i suoi successori, con il loro amore per
lussuoso, eccetera, eccetera, gli intermedi cominciano a venire scritti e si arriverà al paradosso che si ricordano più gli intermedi che il dramma che dovrebbero inframmezzare. Questo lo vediamo da diari, da cronache, da lettere, è appunto un effetto un po' paradossale, diciamo. Ecco, una volta, questo dice Anton Francesco Gazzini, famoso Lasca, e dice appunto, una volta si impiegavano gli intermedi per completare una commedia, ora invece si fa l'incontrario, scrivendo la commedia per gli intermedi. Appunto si è tutto rigirato. Gli intermedi forniranno tutto l'apparato scenico e la cornice poi per la nascita dell'opera. E gli interludi avevano scene perfino acrobatiche, anche giocolieri, ce ne insomma dicevamo proprio un po' di tutto. E, e questo bisogna dire che erano un po' necessari perché tragedie e commedie regolari non erano il massimo del divertimento. Qualcuno ha letto la Sofonisba del Trissino? Beh, c'era proprio bisogno degli intermedi, assolutamente. Anche perché le tre unità escludevano i cambiamenti di scena, unità di luogo. Quindi lo scenografo, che allora si chiamava più architetto teatrale, aveva scarse possibilità di far sfoggio delle sue capacità. E vediamo appunto che il più famoso, dicevo, i più famosi furono gli intermedi, che sono sei, perché uno fungeva da introduzione e l'altro da postludio, l'ultimo da postludio, da conclusione, nel quadro delle fastosissime feste nuziali per il matrimonio di l'arciduca di Firenze con Cristina di Loreno, la famosa, diciamo, pellegrina. È una donna che, travestita da pellegrina, era rischioso viaggiare da soli, rivelando di essere donna, quindi si aggrega a un gruppo di pellegrini che vanno a Roma e si ferma a Firenze per recuperare il marito, rimasto lì irretito dalla bellezza di una giovane fiorentina. E vediamo che fu rappresentata per ben due volte con questi intermedi, i più sontuosi sicuramente, i più grandiosi di tutto il Rinascimento, eseguiti dall'Accademia degli Intronati di Siena. Li abbiamo su testi di Ottavio Rinuccini e Giovanni Bardi, il conte Bardi, quello della famosa Camerata, e poi avremo musiche di Luca Marenzio, Emilio De Cavalieri e Jacopo Peri. E di questo intermedio ci sono addirittura arrivati gli organici strumentali, che sono molto molto vari e molto numerosi. Allora, pagava il Granduca, quindi era una cosa che si poteva fare. E, uno dei più interessanti è proprio il primo, perché parla della potenza della musica anche, perché l'armonia discende sulla terra, viene accompagnata dalle sirene, dalle barche, dai pianeti, e gli umani sono invitati a festeggiare con la coppia degli sposi. E quindi abbiamo parecchi brani con vario organico molto variato, e c'è proprio questo trionfo della forza della musica. Poi avremo la gara fra le muse e le Pieridi, poi avremo un tema invece più drammatico, il combattimento pitico di Apollo, cioè gli abitanti di Delfi sono tormentati dal drago Pitone, implorano il soccorso di Apollo che discende e dopo un duro combattimento uccide il drago. E questa vittoria viene seguita da una danza generale di tutti, una danza gioiosa. Poi avremo la regione dei demoni, in cui uno stregone chiede agli spiriti di scendere sulla terra e di presentarsi agli sposi. I demoni preannunciano una nuova età dell'oro. Poi abbiamo che la scena si sposta negli inferi. I demoni intonano un lamento perché d'ora in poi non avranno più anime da tormentare. Questa è proprio una durazione per gli sposi. Avremo anche la
discesa di Apollo e Bacco insieme al ritmo e all'armonia. Scendono dal cielo in compagnia di armonia del ritmo, delle grazie, delle muse, dei pianeti e di Flora e altri ancora. E gli dei intonano un'ode agli sposi e poi ci sarà un grande ballo conclusivo il cui schema passerà alla storia della musica come il ballo del Granduca, in cui anche i mortali si uniscono agli dèi e cantano le lodi dei due novelli sposi, appunto di Ferdinando e Cristina. Le scenografie furono più che sontuose, quasi indescrivibili. L'allestitore era il famoso Buontalenti, in origine di professione orafo, poi passerà a essere lo scenografo, l'architetto teatrale, alla corte dei Medici. Vediamo che sfruttò la prospettiva, anzi meglio ancora l'illusionismo prospettico, questo prelude già ampiamente al barocco, e di cui sarà uno dei punti di forza. E abbiamo poi che proprio questi intermedi, anche se non riusciamo a trovare una linea evolutiva netta, più che altro sotterranea, porterà poi all'opera, perché manterrà nei poeti e nei musicisti l'idea di un'interazione appunto tra parola e musica, e poi perché con questi lavori l'opera è già delineata, un testo teatrale con danze, musiche, scenografie meravigliose e macchinari teatrali. E in tutti gli intermedi che noi troviamo c'è proprio l'esaltazione del potere della musica. Uno dei fulcri intorno a cui ruota il recitar cantando e poi l'opera è proprio Giovanni Bardi, il conte Giovanni Bardi fiorentino, conosciuto soprattutto per aver fondato e ospitato nel suo palazzo la famosa Camerata, un'accademia, una delle tantissime accademie che fioriscono nel Rinascimento sul modello dell'Accademia Platonica, gruppi di persone che si riuniscono o per divertirsi e basta, capita, o se no, meglio ancora, per dibattere e discutere di argomenti più che seri. Poi, terminati i lavori, c'è sempre qualche canto intonato dai partecipanti e la seduta si conclude. Vediamo appunto che la prima testimonianza di una riunione dell'Accademia del 1573, ma sicuramente avevano cominciato già prima. Fulcro dell'Accademia, degli interessi dell'Accademia Bardi, della Camerata Bardi, era la musica dell'antica Grecia. Era il loro interesse principale, tenendo poi presente che il conte Bardi aveva avuto un'eccellente istruzione letteraria, leggeva tranquillamente il latino e il greco, quindi leggeva direttamente le fonti, non aveva bisogno di traduzione, e si occupava dei problemi inerenti all'accentuazione. Allora, l'antico greco classico, prima che iniziasse la Koinè, aveva accenti, li abbiamo studiati al liceo, l'accento acuto, l'accento grave e l'accento circonflesso, che erano accenti sonori, poi completamente perduti e rimasti nelle lingue europee solo in alcune lingue slave marginali. L'accento acuto significava che la voce saliva di tono, l'accento grave che la voce scendeva, mi pare giusto, l'accento circonflesso che poteva stare solo su sillabe lunghe perché la voce saliva e scendeva. Aristofane di Bisanzio dice che sull'accento circonflesso la voce saliva e scendeva di una quinta. A me, come me, pare un po' eccessivo, ma che sicuramente salisse e scendesse, questo mi sembra fuori di dubbio. E quindi, mentre invece la quantità delle sillabe, la metrica classica si basa sulla quantità delle sillabe, sillabe lunghe e sillabe brevi che duravano approssimativamente la metà di una luna, la quantità delle sillabe veniva rispettata. Solo dall'inizio del IV secolo d.C. in poi il latino, per esempio, comincia a perdere la quantità e l'accento diventa, come il nostro, un accento tonico, non un accento sonoro. E quindi abbiamo poi, come vedremo,
poesia nel Rinascimento non era una novità. Già Guido d'Arezzo, il quale è morto nel 1005, quindi parecchio prima, nel suo Micrologus aveva paragonato gli elementi delle melodie a quelli della poesia. Così come in poesia ci sono lettere, sillabe, incisi, pieni e versi, anche nella melodia troviamo note, gruppi di note, una sillaba, gruppi di sillabe, ineumi e poi frasi che lui chiama distinzione. Johannes Cotton, XII secolo, cita Elio Donato, il famoso grammatico del IV secolo, che scrive che nella musica, come nella prosa, troviamo cola, comma e periodi. Il primo però poi ad applicare in modo sistematico questo principio fu l'umanista Giovanni Dall'Arco, nel suo unico trattato pubblicato in vita, il resto è postumo. In vita comporre musica considerando il testo nella sua globalità, cioè atmosfera generale, unità di pensiero e di frasi, punteggiatura, accentuazione delle parole e lunghezza delle sillabe. Chiaramente una cadenza, secondo lui, secondo logica veramente, deve essere posta soltanto dove termina il concetto, l'idea, e non il verso. Altra notevole osservazione è che le note di maggiore durata devono corrispondere alle sillabe accentate nella lettura. Inoltre il compositore deve evitare barbarismi, questo lo diceva già Zarlino, cioè deve evitare note lunghe su sillabe brevi e viceversa. In greco e in latino questo è facile, è agevole distinguere sillabe lunghe e brevi, però il volgare toscano ha accentuazioni differenti. Un altro importante umanista, che è Girolamo Amè, dichiara che sillabe lunghe sono quelle accentate. La spiegazione è un poco semplicistica, corretta però, e questo è importante, dalla prassi tipica dei compositori di declamare pronunciandolo come fanno testimonianza i musici antichi nella divisione della voce, in una maniera mezzana tra il parlare corrente e il canto. È chiaro che qua si riferisce a una declamazione tonata, tipica della poesia. E queste osservazioni riprendono pure quanto già aveva detto, scritto Pietro Bembo nelle sue prose della Volgar Lingua. Attribuisce alle parole, a ogni parola, una qualità sonora, le classifica in sciolte, languide, dense, riservate, pingui, aride, eccetera, eccetera. E il ritmo, la rima, gli accenti caratterizzano un testo, e questo porterà poi di filato sia alla nascita del madrigale e poi appunto al recitar cantando. Anche Giovanni Pietro Capriano dice che parla della melodia del linguaggio, melodia che nasce dai toni del parlato, acuto, medio e grave. E così nasce appunto il recitar cantando. L'opera lirica invece nascerà da un equivoco. Tutti gli umanisti concordi pensavano che la tragedia greca fosse cantata dal principio alla fine. Tutti quanti, Girolamo Amè, Dall'Arco, Giovan Battista Trissino, la poetica di Aristotele già c'era, Edizio Princeps del 1007 ad opera di Aldo Manuzio, e poi uscirà dopo poco la traduzione in latino di Lorenzo Valla, traduzione in latino molto molto precisa. E comunque il sostenitore più importante della teoria che la tragedia greca fosse cantata nella sua interezza fu Francesco Patriarca. Credeva fermamente che nell'antichità tutta la poesia fosse cantata, e questo è vero fino alla fine dell'età classica greca. Nel periodo alessandrino il divorzio fra poesia e musica si era già verificato, e non solo cantata, la lirica corale era anche danzata. I cantori, i coreuti, agivano, danzavano. Ricordiamoci che il primo significato della parola greca koros è danza in cerchio. E sappiamo pure, per esempio, che Pindaro viaggiò per tutto il Mediterraneo per sovrintendere all'allestimento dei suoi canti lirici, quindi
voleva controllare che la coreografia appunto fosse quella giusta. In genere comunque i corelli del canto lirico si disponevano in file circolari o semicircolari intorno alla chimera, cioè all'altare della divinità che stava al centro dell'orchestra. E invece quelli del coro tragico, come vedremo, si disponevano in file dritte, insomma, il che a noi potrebbe dire poco, ma per gli antichi greci era una differenza molto saliente. E la tragedia greca, dicevamo, non era cantata dal principio alla fine, e noi come noi ce ne accorgiamo dalla metrica. La metrica classica in genere si suddivide in tre grandi categorie: la metrica recitativa, quindi l'esametro, il trimetro giambico, il tetrametro trocaico, sono tutti versi che ammettono la cosiddetta sostituzione, una lunga per due brevi o viceversa. Poi abbiamo invece la metrica lirica, formata da versi lirici che non ammettono la sostituzione e combinati in strofe. Ora, lirico significa da cantare accompagnato con la lira. È chiaro che non ammettono la sostituzione i metri lirici, perché io se io sostituisco due note con una o una con due, distruggo la melodia. Poi abbiamo gli asinarteti, sono quei metri che cominciano più schematicamente come versi recitativi e poi terminano come versi lirici. Quello che è stato probabilmente il più grande metricologo italiano del XX secolo, cioè Carlo del Grande, li ha molto felicemente paragonati ai recitativi e alle arie dell'opera barocca. Allora, la metrica recitativa era una declamazione intonata e la paragona al recitativo secco. La metrica lirica la paragona tranquillamente all'aria, gli asinarteti li paragona al recitativo obbligato, che comincia in modo cadenzato e poi si effonde in una melodia più ampia. Per quello che conta, a mio parere, ha perfettamente e assolutamente ragione. Gli antichi, dicevamo, e anche gli umanisti, le cui conoscenze metriche non erano eccezionali per quel che riguarda soprattutto la metrica greca. Ricordiamoci che il greco era arrivato relativamente da poco, l'umanesimo in Italia è prevalentemente latino, c'è anche il greco sì, ma dal punto di vista quantitativo non regge il confronto con il latino. Abbiamo prima il concilio di Firenze nel 1448, quando l'imperatore sotto la minaccia dei turchi cerca di annullare lo scisma e così facendo ottenere l'aiuto delle armate cattoliche. Più tardi, poco più tardi, il concilio non ebbe successo, avremo la caduta di Costantinopoli e la fuga in Occidente di numerosissimi dotti bizantini, i quali portavano con sé la loro cosa più preziosa, i libri, i codici, e quindi e poi più tardi la pubblicazione finalmente della poetica di Aristotele. Sono tutti questi elementi che fondano la parte greca, la radice greca dell'umanesimo italiano. Quindi abbiamo la letteratura greca, le tragedie, che con quell'errore venivano considerate completamente cantate. In realtà erano cantati soltanto quei testi scritti in versi lirici, e cioè la parodo, canto d'ingresso del coro, generalmente in anapesti, adattissimi ad un ritmo di marcia, i commoi, quando c'è